Alzatevi, andiamo, con queste parole ci ha risvegliato da una fede stanca, dal sonno dei discepoli di ieri e di oggi. Alzatevi, andiamo, dice anche oggi a noi. La prova più difficile, l'ultima in 24 anni a fianco di Giovanni Paolo il Grande, a chiudere un'epoca e aprirne un'altra. Così, con un'omelia pronunciata davanti ad una platea ampliata dalle televisioni a 2 miliardi di persone, un terzo dell'umanità, il cardinale Josef Ratzinger ha mostrato, ancora una volta, di saper stupire, commuovere, convincere. Successore ed erede del grande fardello di Giovanni Paolo II. Gli sono bastate poche parole, 15 minuti d'omelia scandita dal vento profondo e dagli applausi continui. Poche, asciutte parole. Nessun eccesso, nessun superfluo sentimentalismo. La morale consiste nella resistenza alle grandi parole vuote, ripete sempre, puntando gli occhi azzurri e acuti. E ha saputo comunicare tutto. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre, ci vede e ci benedice. Sì. Ci vede e ci benedice. Sì, ci benedica, Santo Padre. Chi è Josef Ratzinger? Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ex Sant'Uffizio, decano del Collegio Cardinalizio, presidente della Pontificia Commissione Biblica e Teologica. Chi è il cardinale che ha accompagnato Giovanni Paolo II nel suo lungo pontificato, diventandone l'altra faccia, quella schiva, taciturna, nell'ombra spesso, sempre alle spalle di un papa mediatico, grande comunicatore, capace di muovere folle oceaniche. Lui, invece, coltissimo intellettuale dalle consonanti dure e teutoniche, parla poco, è poco popolare. L'hanno chiamato custode inflessibile della dottrina cattolica, Panzer Kardinal, arcigno inquisitore. Per altri, invece, rappresenta la salvezza intellettuale della Chiesa in un tempo di incertezza e confusione. Amato e odiato, mai indifferente. Uno che dice cose significative, dure da ascoltare, ma che tracciano sempre una via. Et dimitte nobis, debita nostra. Sussurrando, magari, le sue meditazioni durante una delle più drammatiche via crucis degli ultimi anni. La prima con il Papa silenzioso e immobile, spettatore muto delle celebrazioni. E le parole di Ratzinger, preghiere di caduta e risurrezione ad accompagnare le 14 stazioni di Cristo, sono state un urlo, un boato. Quanta poca fede c'è in tante teorie, quante parole vuote, quanta sporcizia c'è nella Chiesa. Ha lasciato a bocca aperta il Panzer Kardinal. Lui è capace anche di questo, parole affilate come lame contro la sua Chiesa, inaspettate, quasi da rivoluzionario, come l'ha battezzato anche il settimanale Time, inserendolo tra i 20 leader che cambieranno la storia. Qualcuno, nelle sue parole pasquali, ha visto una confessione sotto la croce di Cristo. Un altro capitolo, un altro segno sulla strada di questo grande cardinale silenzioso. E prima ancora ci sono stati i funerali di Don Giussani. L'omelia di Ratzinger ha raccontato la storia d'amore con Cristo del sacerdote e la sua forza più grande, quel tu sei con me, che gli fece superare la valle oscura della malattia. Un'omelia delicata, sincera, sentita, come se il cardinale avesse in mente la sua personale storia d'amore con Cristo, vissuta nel suo estremo bisogno di preghiera e solitudine. Josef Alois Ratzinger nasce il 16 aprile 1927 a Martelamin, Bassa Baviera. Viene alla luce nelle festività del Sabato Santo, come ama ricordare le rare volte che parla di sé. Il padre, commissario della gendarmeria, apparteneva ad un'antica famiglia di agricoltori. Disprezzava Hitler e insegnò al figlio la stessa strenua opposizione all'assurdità del nazismo, anche a rischio della vita.
Il giovane coltissimo Josef, ultimo di tre figli, laureato con una tesi sulla dottrina della Chiesa in Sant'Agostino, preferirà la croce di Cristo a quella uncinata. E più tardi, negli anni 60, si opporrà ad un altro assolutismo dilagante nelle università, quello delle ideologie marxiste. E in quegli stessi anni 60 acquista notorietà internazionale intervenendo nel Concilio Vaticano II come consulente dell'arcivescovo di Colonia Frings. Scrisse un discorso che fece scalpore, allora lo chiamarono progressista. E quando poi, con gli anni, le sue teorie si fecero più conservatrici, fu ancora più aspramente criticato da quelli che aveva illuso e deluso, come dissero. È Paolo VI a nominarlo nel 1977 arcivescovo a Monaco e Freising. Il 28 maggio successivo riceve la consacrazione episcopale, primo sacerdote diocesano ad assumere dopo 80 anni il governo pastorale della grande diocesi bavarese. Per la sua nomina episcopale Ratzinger sceglie un motto: Cooperatoris Veritatis, collaboratori della verità. In occasione del 50° anniversario del suo sacerdozio, Papa Giovanni Paolo II scrive: «Il cardinale Ratzinger ha sempre mirato a servire la verità, cercando di conoscerla sempre più a fondo e farla conoscere sempre più ampiamente». Così, nella ricerca di questa verità, il cardinale bavarese ha fatto irruzione nel mondo. 20 anni di idee nette, convinte, difficili anche. Contro l'aborto e la fecondazione assistita, contro i matrimoni omosessuali, a favore del crocifisso nei luoghi pubblici, un gesto che assieme a tanti altri deve preservare il cattolicesimo da un laicismo imperante dell'Occidente. Ha lottato strenuamente, con dure parole, perché si accennasse alle radici cristiane d'Europa nella Costituzione. Ha perso la sua battaglia, constatando che anche l'Unione Europea faceva resistenza ai fatti, alla verità. 20 anni di prese di posizione, a volte difficili, a volte impopolari, che però hanno accreditato il cardinale teutonico come ecclesiasta che ha il coraggio delle sue convinzioni. Teologo che stupisce, a volte, con il suo anticonformismo, l'insofferenza per le burocrazie ecclesiastiche, il suo rifiuto per i moralismi vuoti e demagogici, le grandi parole, come le chiama lui, per preferire la realtà e le sue leggi, una politica pragmatica per risolvere i drammi. Per me la bontà implica anche la capacità di dire di no, perché è una bontà che lascia correre in tutto, non fa bene all'altro, dice. Chi è Josef Ratzinger? Amato od odiato, crociato o santo, detestato a tal punto da ricevere minacce e adorato da fans che gli dedicano siti su internet, in tutte le lingue. Lui, ai giudizi, non bada. Sorride, anzi, a sentire parlare di sé, una parentesi nella strada verso la verità. Non abbiate paura di Cristo, ricorda, rievocando le parole chiave del pontificato. La persona che lo conosceva meglio, forse, è quella che oggi lui ha commemorato. Colui che non potrà più raccontare del suo cardinale con gli occhi azzurri, lo sguardo intenso, che ama la musica e suona il piano e spiega a chi gli domanda sconcertato. La musica, dopo tutto, ha il potere di raccogliere le persone. La ragione da sola non può essere la risposta a tutto. Non può esprimere tutto ciò che l'uomo è. Nella musica c'è la mano di Dio.